Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, l'Endormin-Berim Geringele in Italia S.p.A. Ultimo aggiornamento, 13 giugno 2022. Cos'è l'Endormin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere l'Endormin durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è l'Endormin? L'Endormin è un farmaco a base del principio attivo prednisolam, appartenente alla categoria degli ipnotici e sedativi benzodiazepinici e nello specifico derivati benzodiazepinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim in Italia S.p.A. L'Endormin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni L'Endormin 0 e 25 mg 30 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo prednisolam, gruppo terapeutico ipnotici e sedativi benzodiazepinici, forma farmaceutica compressa, indicazioni trattamento a breve termine dell'insonnia. Le benzodiazepine sono indicate solamente quando l'insonnia è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio. Posologia si raccomandano i seguenti dosaggi: adulti 0,25 mg, anziani 0,125 mg, 0,25 mg. Il trattamento deve essere iniziato alla minima dose raccomandata. La dose raccomandata di 0,25 mg non deve essere superata a causa dell'aumento del rischio di insorgenza di effetti indesiderati a carico dell'SNC. Popolazioni speciali: nei seguenti gruppi di pazienti deve essere considerata la riduzione della dose. Pazienti con funzionalità epatica ridotta, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2, pazienti anziani, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2, pazienti con insufficienza respiratoria cronica con ipercapnia, a causa del rischio di depressione respiratoria soprattutto durante la notte, vedere paragrafo 4, 4, le compresse possono essere divise in due metà uguali. I dati disponibili dimostrano che l'aggiustamento della dose non è necessario in caso di funzionalità renale ridotta, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione: il medicinale deve essere assunto con una modesta quantità di liquido appena prima di andare a letto. Dopo l'assunzione di prednisolam, il paziente deve assicurarsi di avere un periodo di 6-7 ore per riposare o dormire. Durata del trattamento: il trattamento deve essere il più breve possibile. La durata del trattamento varia da pochi giorni a un massimo di 2 settimane. Si raccomanda la riduzione graduale della dose, che deve essere adattata su base individuale, vedere paragrafo 4, 4. In determinati casi, può essere necessaria l'estensione oltre il periodo massimo di trattamento. Ciò non deve avvenire senza rivalutazione della condizione del paziente. Controindicazioni: l'Endormin è controindicato in pazienti con miastenia grave, insufficienza respiratoria grave, sindrome d'apnea notturna, insufficienza epatica grave, ipersensibilità nota al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1 o ad altre benzodiazepine. Le forme farmaceutiche disponibili sono adatte solo per gli adulti e non sono stati eseguiti studi nei bambini. Pertanto, l'Endormin è controindicato nei bambini e negli adolescenti fino ai 18 anni di età. L'uso del medicinale è controindicato in caso di rare condizioni ereditarie che possono essere incompatibili con uno degli eccipienti, vedere paragrafo 4, 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: tolleranza: dopo un uso ripetuto per alcune settimane, si può verificare una certa perdita di efficacia agli effetti ipnotici delle benzodiazepine a breve durata d'azione. Dipendenza: si possono sviluppare dipendenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni oppioidi. L'uso concomitante di medicinali sedativi quali le benzodiazepine e medicinali correlati ad esse come l'Endormin con gli oppioidi aumenta il rischio di sedazione, depressione respiratoria, coma e morte. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere l'Endormin insieme ad altri farmaci come Doctarine, Gel, Dicoderm, Loramic, Miconal, Lavaggio barra bagni, Micotef, Crema, Micotef, Gel, Micotef, Soluzione, Nizacol, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere l'Endormin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'Endormin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. Non sono disponibili dati sufficienti su Brotizolam per valutare la sicurezza del medicinale durante la gravidanza e l'allattamento. Di conseguenza, l'uso di Brotizolam non è raccomandato durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sull'effetto del medicinale sulla capacità di guidare veicoli e usare macchinari. Tuttavia, i pazienti devono essere avvisati che durante il trattamento si possono verificare effetti indesiderati quali sedazione, amnesia, riduzione delle capacità psicomotorie. La compromissione psicomotoria può aumentare il rischio di cadute e di incidenti stradali. L'assunzione concomitante di alcol e barra o di medicinali deprimenti il SNC può potenziare questa compromissione. Nel caso di insufficiente durata del sonno, la probabilità di riduzione della vigilanza è aumentata. Si deve pertanto raccomandare cautela nella guida di veicoli e nell'uso di macchinari. Se il paziente manifesta uno di questi effetti, devono essere evitate attività potenzialmente pericolose come guidare o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. La maggior parte degli effetti indesiderati osservati finora sono correlati all'azione farmacologica del medicinale. Questi effetti sono presenti in modo predominante all'inizio della terapia e solitamente regrediscono con la prosecuzione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Come con altre benzodiazepine, il sovradosaggio non dovrebbe rappresentare un pericolo mortale a meno che non siano state assunte contemporaneamente ad altri deprimenti dell'SNC, incluso l'alcol. Nel trattamento del sovradosaggio di qualsiasi medicinale, si deve tenere presente che possono essere state assunte più sostanze. In caso di sovradosaggio di benzodiazepine per uso orale, bisogna indurre il vomito entro un'ora, se il paziente è cosciente, oppure effettuare una lavanda gastrica con protezione delle vie respiratorie, se il paziente è in stato di incoscienza. Se lo svuotamento dello stomaco non dovesse portare ad alcun vantaggio, somministrare carbone attivo per ridurre l'assorbimento. Le funzioni cardiovascolari e respiratorie devono essere attentamente monitorate nell'unità di terapia intensiva. Il sovradosaggio con benzodiazepine si manifesta solitamente con vari gradi di depressione dell'SNC, che variano dall'obnubilamento al coma. Nei casi di lieve entità, i sintomi includono obnubilamento, confusione mentale e letargia. Nei casi più gravi i sintomi possono includere atassia, ipotonia, ipotensione, depressione respiratoria, raramente coma e molto raramente morte. Il flumazenil può essere usato come antidoto. Prima dell'uso si deve consultare il relativo riassunto delle caratteristiche del prodotto. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Ipnotici e sedativi, derivati benzodiazepinici. Codice ATCN05CD09. Brotizolam è un'etrazepina che si fissa specificamente e con alta affinità ai recettori benzodiazepinici del sistema nervoso centrale. Riduce, proprietà farmacocinetiche e assorbimento. Brotizolam somministrato per via orale è assorbito rapidamente dal tratto gastrointestinale. Dopo una singola dose orale da 0,25 mg, si è osservata una concentrazione massima plasmatica media di 5,5, dati preclinici di sicurezza. Brotizolam ha una tossicità acuta molto bassa. I valori di DL50 orale sono 10 g/kg nel topo e nel ratto e 2 g/kg nel coniglio e nel cane. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di l'Endormin a base di Brotizolam sono Brotizolam DOC generici, Brotizolam EG, Brotizolam Milan. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.